Con il battesimo ricevuto, impegniamoci a realizzare già ora, in questa vita, il nostro futuro. Impegniamoci già da ora a costruire ciò che domani sarà di noi. Abbiamo, per grazia di Dio, come ci ha ricordato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, una consolazione eterna e una buona speranza. Per cui sentiamoci anche noi oggi, nel nostro tempo, confortati in questa fede e quindi aiutati, sostenuti nella prosecuzione sicura del nostro cammino di perfezione. Il nostro destino ultimo è chiaro e lo conquisteremo, lo raggiungeremo se saremo stati anche noi fedeli nella testimonianza di Cristo e della salvezza che ha operato per ciascuno di noi. Affidiamoci allora, come sempre, alle cure materne di Maria e invochiamo l'intercessione di San Pio, che qui veneriamo in modo particolare per la presenza del suo corpo, ma dove ancora è vivo il suo messaggio, il suo operato. Ecco, affidiamoci alla sua intercessione per diventare anche noi audaci testimoni della resurrezione, professando la nostra fede nel Dio dei viventi. Così speriamo e così sia.